In occasione del seminario tenutosi presso la sala consiliare del comune di Conversano, si è parlato di inquinamento del suolo e dell'importanza della prevenzione. Il settore agricolo incide in maniera minore alla contaminazione dei suoli, ma l'impegno degli operatori agricoli e delle istituzioni deve persistere nell'attività di prevenzione affinché sia garantita salvaguardia delle risorse ambientali e delle energie non rinnovabili. Questo rapporto, questa convenzione sportiva collaborativa che sul comune di Conversano, quindi questa collaborazione è il settore dell'agricoltura, perché non si può fare footing in quanto noi ignoriamo in maniera di base. Il nostro territorio è ormai siamo in compagnia del professor Matteo Spagnuolo dell'Università di Agraria di Bari. Professore, abbiamo visto da questo seminario che l'impatto dell'agricoltura nell'inquinamento del suolo è minore rispetto a tutti gli altri settori, ma come gli operatori del settore agricolo possono oggi adottare dei nuovi strumenti, dei nuovi sistemi per ridurre ancora in maniera minore l'inquinamento? Diciamo che l'agricoltura contribuisce poco all'inquinamento, almeno per quello che sono i dati statistici che abbiamo a disposizione, però purtroppo ci sono delle problematiche che bisogna cercare di risolvere, per esempio quello dei nitrati nelle acque, non ne ho parlato oggi, utilizzando in maniera appropriata la concimazione azotata, magari con concimi a lenta cessione, in copertura, cercando di evitare la somministrazione eccessiva di concimi azotati. Non solo, ma anche l'uso sostenibile dei pesticidi, per il quale appunto c'è una regolamentazione molto recente, prevede una serie di norme, piccole situazioni che possono limitare in maniera notevole la contaminazione delle falde, la contaminazione dei suoli e logicamente dell'ambiente. Non solo, parliamo anche dell'uso oculato della sostanza organica che si utilizza in agricoltura. A volte, purtroppo nel passato, per fortuna non più nel recente presente, si utilizza sostanza organica non di qualità, che presenta all'interno una concentrazione elevata di metalli pesanti che a lungo andare, si ammenda tutti gli anni, possono portare a un aumento notevole di questi contaminanti nei suoli. Quindi ci sono una serie di azioni che possono essere fatte, magari piccole, magari logicamente l'agricoltura è in difficoltà, con l'aiuto del pubblico, degli amministratori, è possibile appunto ridurre queste fonti di contaminazione in agricoltura. Molto gentile, grazie.